Trovo singolare che due alleati di governo, in virtù della ricerca di consensi legati alla quota al proporzionale, cioè al fatto che ognuno deve postare la sua legislazione, da circa due mesi stiano litigando su tutto, dalla famiglia a Roma, che è una misura molto bizzarra, cioè che sia meno importante il governo delle elezioni europee fa pensare che non c'è nulla che li tiene insieme su nessun punto, né civile né politico, e trovo anche assai bizzarro che un ministro vada in una trasmissione televisiva, invece che in questo devo dire condivido quello che dice Padellaro, anche se poi lui accennava al fatto che non c'è il decreto Salva Roma, che invece pare ci sia e che è uno dei punti su cui Salvini sarà più rigido a quello che ha annunciato. Però è vero che io, se un giorno mi toccherà di fare il ministro, sono sicuro che quello è il giorno in cui smetterò di andare in televisione, cioè la televisione è un luogo in cui possiamo andare a questo noi. Crediamo molto poco. No, nel senso che o li fai vedere da te. Che un ministro vada da Floris mi pare inaudito. Cioè, non tutti i colleghi, no, uno sta presente. Ma i politici vengono sì, però nelle si sbagliano, credo che sia. A me piace andare dovunque a parlare, però il ministro si esprime con il potere che ha di decidere. E quindi bisogna andare da lui. O collegarsi con lui. O comunque lui va prima a fare il Consiglio dei Ministri e non in televisione, mi pare una cosa inaudita, insomma.